Ultimo appuntamento dell'anno con la raccolta di sangue ieri mattina a Biancavilla cura della sezione Aves intitolata al compianto Nino Tropea fra i soci fondatori ed ex direttore sanitario dell'Associazione Biancavillese che quest'anno ha traguardato il 35 anniversario di Costituzione, avvenuto il 31 gennaio 1987. L'Autoemoteca dei Volontari ieri ha raccolto 45 sacche di sangue grazie ai donatori che hanno effettuato ancora una volta un'azione di solidarietà verso chi necessita del prezioso liquido. Anche quest'anno si è superato il record di donazioni, un trend che almeno da tre anni vede una continua crescita per numero di persone che si accostano alla missione dell'Avis. Soddisfazione da parte del direttivo che per voce della segretaria della sezione biancavillese dell'Avis, Varinia Pastanella, ringrazia tutti i donatori. Anche quest'anno siamo riusciti a battere, a superarci di nuovo. Oggi abbiamo totalizzato 45 donazioni e 9 predonazioni e quindi sono Sommandole a tutte le donazioni dei mesi scorsi abbiamo raggiunto appunto il nuovo record che è di 544 donazioni rispetto alle 528 del 2021. Quindi piano piano, con costanza, con impegno e molto entusiasmo, l'Avis di Biancavilla eh, insieme ai donatori, insieme comunque a tutta la squadra di direttivo, sta riuscendo a trasmettere che quello il messaggio che è quello della solidarietà. Eh, di non rimanere indifferenti alla sofferenza degli altri. Con un piccolo gesto una donazione dura pochi minuti, noi riusciamo così a garantire le cure per chi è eh, bisognevole di trasfusioni, riusciamo a garantire le cure in caso di emergenza e di operazioni. Quindi eh, il mio messaggio vuole essere quello di invitare tutta la popolazione di Biancaville e dei paesi limitrofi ad avvicinarsi alla nostra associazione, perché basta veramente poco per poter salvare con una sola donazione fino a tre vite. E un record del tutto personale lo ha raggiunto il signor Ignazio Garofalo, 69 anni, di Edrano, storico donatore di sangue che negli anni ha fatto parte anche del direttivo. Che con la sua ultima donazione di ieri è arrivato alla 124esima. Meritandosi così la spilla di benemerenza d'argento dorato con diamante che gli sarà consegnata il 17 febbraio nell'occasione della festa annuale dell'Associazione Avis.